Siamo qui con Coach Serra alla fine di una partita molto combattuta, ritmi altissimi, tanta aggressività, tanta voglia di far bene. Una partita che poteva essere più difficile nel trovare la concentrazione da parte dei ragazzi che vengono dalla marea giallo-blu che li ha invasi oggi con la presentazione di tutto il settore giovanile, e le emozioni sono state talmente tante che a volte si rischia di perdere un po' il bandolo della matassa, soprattutto all'inizio. Invece oggi è stata una bellissima giornata, perché siamo tutti qua alle 6, 6 e mezza, che è proprio la presentazione dei ragazzi, dei giovanili insieme alle famiglie, palazzetto pieno, bello, i ragazzi hanno tutta concentrazione, tutta settimana che praticamente mi ha detto ai ragazzi di star lì, perché hanno stato con tanto talento, si è visto, perché hanno riaperto la partita 2 o 3 volte con il loro talento, e anche il terzo quarto ci hanno ripreso, sono andati a meno 10, quindi sono stati bravi a stare lì, a difendere, a stare ritmi, e dai, sono soddisfatto. Unica nota negativa, lasciamelo dire, è l'infortunio di Tommy, che in settimana Tommy si è fatto una bella scavigliata, quindi gli voglio fare i miei più grandi auguri. Adesso speriamo che diciamo vada bene, che ritorni presto in campo, perché è uno dei nostri ragazzi con cuore già le due, quindi dai, ci teniamo assolutamente, anzi approfittiamo per dedicargli la vittoria. Assolutamente, se può servire gli dedichiamo la vittoria. Oggi era qua per le stampelle sempre con il suo sorriso, quindi dai va bene. Da notare come tra il pubblico, in mezzo ai tanti amici che abbiamo, ci siano anche i ragazzi che hanno vestito questi colori, che oggi erano a vedere questa partita, a partire da Pesaresi, Saponi, Mulassani, tanti ragazzi, che Francesco Bedetti, gente che qui ha scritto veramente delle pagine importanti. Quanto ti senti in famiglia, quanto hai apprezzato il fatto di sentirti a casa in questa marea giallo-blu, come diciamo? Oggi devo dire che oggi è stata, diciamo, una bella giornata, mi si è riempito ancora più il cuore di giallo-blu. Tra l'altro io penso che sia una soddisfazione importante per voi dirigenti, diciamo, da tanto tempo che i ragazzi poi tornano. Se mi permetti ancora, mi ha fatto molto piacere che Filippo Burazzani alla fine ci siamo abbracciati, ci sono salutare, quindi dai, è sempre bello quando i tuoi ex giocatori, o comunque quelli le persone con cui condividi delle annate, che possono essere positive o negative, non cambia niente, però sono fatto di sudore, di incartature, di felicità, di vita trascorsi insieme, e quando ce ne hai altri giorni per 2 o 3 ore al giorno, quindi passiamo veramente tanto tempo insieme, poi dopo si ricordano di te o dei dirigenti o dell'ambiente, per me è la soddisfazione veramente più grande, quindi sono contento. Adesso abbiamo visto 2 partite, ok? Bene. Una partita, come dice Trappattoni, esultiamo fino a mezzanotte, e poi da mezzanotte pensiamo alla super partita che ci aspetta la prossima, che sappiamo bene che è una partita molto importante, che ci teniamo particolarmente a vincere, quindi assolutamente. Ti chiedo 2 cose sulla partita appena trascorsa, perché merita chiaramente una piccola analisi tecnica. Abbiamo avuto una buona continuità sia contro la uomo che contro la zona, anche in dei momenti delicati dove magari c'erano molti ragazzi giovani in campo. Come leggi questa cosa alla luce del fatto che magari siamo comunque a inizio stagione e non era scontato che riuscissimo a trovare questo tipo di feeling? Intanto dobbiamo pensare che noi non abbiamo giovani in campo, noi abbiamo dei giocatori che entrano in campo, se pancanestro dipendono bene, se non pancanestro non dipendono, sono seduti. Quindi questo è per tutti quanti, è stato così, i ragazzi penso l'abbiano capito, sono contento del loro approccio. Secondo me noi abbiamo tantissimi margini di miglioramento dietro in difesa, perché alcune volte stiamo troppo ad aspettare, siamo poco aggressivi, invece dobbiamo mettere in campo la nostra fisicità, il nostro atletismo e essere molto più aggressivi. Va bene, adesso oggi è un'altra particolare molto bella, ripeto, esultiamo, siamo contenti, poi domani riposo e da lunedì bella partita con l'Under 19, poi si ricomincia a fare allenamento e lavorare. Ti chiedo già 2 parole su sabato prossimo, in modo che i tifosi dal cuore giallo-blu sanno che si va non troppo lontano da casa,
nella terra della libertà a giocarsi il primo derby della stagione. Io penso che queste partite siano il motivo per cui noi veniamo in palestra, cioè sono le belle partite, sono quelle che aspetti di giocare, di tallini per queste partite qui, quindi io sono molto contento di giocarla. E la prepariamo in settimana, andiamo là a dare il nostro massimo e poi vediamo cosa succede e chi vince migliore naturalmente, però siamo carichi per fare una bella settimana, lavoriamo sodo, finiamo da due belle vittorie, però ripeto, sono le prime due vittorie del campionato, cioè adesso non è che, ripeto la solita frase, non è che vuole fare il pompiere, però lo sappiamo, dai, ormai siamo grandi, c'è anche te, esultiamo, un passo alla volta, non c'è problema. Bellissima giornata, benissimo, esultiamo, divertiamoci fino a mezzanotte, da martedì pensiamo alla prossima partita, e sarà una bella partita, ma sarà una bella partita non tanto perché è diversa dalle altre, perché c'è voglia di far bene e carica di andare a fare una gran partita a San Marino. Perfetto, direi che ci manca solo di dare un grande saluto e un grande abbraccio a tutti i tifosi, come sempre, forza Angels!